Neymar. Mamma mia, Neymar! Mamma mia, Neymar! Prima di partire, se vi va, ragazzi, abbonatevi al canale, mi aiutereste tantissimo, avrete un sacco di vantaggi, tra cui queste emoticon fantastiche ogni volta che andrete a commentare il mio video, quindi mi raccomando, ragazzi, il costo di 0,99, fatelo se volete aiutare il mio canale. Salve a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della nostra carriera allenatore con la nostra Inter, quella ufficiale. Saluto Deni Alfiolo, Anna Murolo e Sebastiano Sanseverini e anche Gianluigi T che mi hanno seguito su tutti i social. Ragazzi, grazie mille di cuore, ricordatevi che ci sono gli abbonamenti attivi sul canale, quindi se volete fare parte della crew di Z Cloud con tutti questi stemmi che appaiono in sovraimpressione, basta andare nella sezione abbonati per aiutare ovviamente il canale e avere questi magnifici vantaggi. Ragazzi, adesso bando alle ciance e buttiamoci nella mischia. Allora, ragazzoni, io non mi ricordo l'ultima volta che ho registrato la carriera, eravamo proprio alla fine del calciomercato e avevamo la Fiorentina e il Milan e il Milan, e sono queste le tre partite che ci andremo, e sono queste le tre partite. Allora, ragazzoni, io l'ultima volta che ho registrato questa carriera non ricordo praticamente nulla, però abbiamo la Fiorentina, Milan e Milan, quindi abbiamo tre partite, ragazzi, che andremo ad affrontare oggi. È la fine del calciomercato, questa rosa è diventata veramente forte, con i nostri ragazzoni abbiamo soltanto 9 milioni. Vediamo un po' se posso mettere nella lista trasferimenti qualcuno, tipo Cragno, che sì, è già nella lista trasferimenti, però nessuno lo vuole. Hakimi arriverà molto probabilmente, quindi lo lasciamo. Ranocchia è già nella lista trasferimenti. D'Ambrosio è già nella lista trasferimenti. Ames è appena arrivato. Gavioli l'abbiamo già messo. E gli altri, ragazzi, niente, abbiamo già tutto fatto. Dobbiamo soltanto aspettare che arrivino delle offerte per vendere questi giocatori. Allora, giochiamoci subito, senza perdere tempo, la prima partita di questa carriera, di questo episodio, ovvero la Fiorentina. Allora, io qui non mi perderei in giochetti, anche se fondamentalmente avendo il Milan subito dopo dobbiamo cambiare qualcosa. E allora, abbiamo Handanovic che potremmo far giocare, poi mettiamo Cragno. Neymar che si è comportato bene, intanto le partecipa all'attacco, ci sono tutti. Sancho, Havertz, Eriksen e Messi, anche se farei giocare Brozovic al posto di Lautaro che è diventato un animale. Il Tuku, ragazzi, o anzi Lukaku, facciamo Lukaku-Messi, dai. Va bene, siamo pronti, incrociamo le dita e forza Inter. C'è nebbia qui a Firenze, all'Artemio Franchi se non sbaglio, e quindi dobbiamo fare molta attenzione perché le polveri sottili di FIFA, intanto abbiamo fatto una cosa abbastanza faiga. Ragazzi, vi ricordo di andare a passare dal mio Instagram, mi troverete come ZZCloud_YouTuber, perché dobbiamo sistemare quelle che sono le live. Lì abbiamo un bel gruppone, se non ci siete ancora entrati mi raccomando mandatemi un messaggio in direct che io vi faccio inserire tranquillamente. Intanto Brozovic palla per Kay Havertz, c'è Lukaku subito, il buco centrale, Lukaku, no, avevamo cominciato benissimo, lo sapevo, perché, angolo per noi, Christian Eriksen Upamecano, niente, i gemelli diversi si stavano accoppiando, Lukaku e Upamecano, ma è tutto regolare. Bravo Messi, Messi, ancora Messi, Leo Messi, subito ragazzi, il nostro Leo Messi, ragazzi, si fa, guardate qui, un po' di culatton, insomma, ma ce l'abbiamo fatta, 1-0 subitissimo. Comunque credo che la Fiorentina, ragazzi, si scansi, però ho notato una cosa, cioè guardando la classifica siamo parecchio dietro la Juventus, quindi il sogno triplete si sta allontanando drasticamente, spero proprio di no. Havertz, palla per Brozovic, il nostro, sta giocando benissimo Brozovic, ci prova Brozovic, mannaggia, è scatenato ragazzi Brozovic, è scatenato, ci proviamo. Allora Eriksen in avanti per Lukaku, niente, che non ha il saltino proprio dei bambini della prima elementare. Attenzione, Manolas, palla per Brozovic, mannaggia, si inciampa sempre.
No, 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 no. Ragazzi, li abbiamo surclassati in lungo e in largo, però sapete tutti che FIFA... Vabbè, neanche fosse il gol dell'anno. Vabbè, ci ha purgato Marco Benassi. Cavolo. Christian ancora, palla per Leo. Leo, Lukaku. Lukaku di destro! Lukaku di destro! Lukaku di destro! Perché poi si finge Oba Oba Martins, ragazzi? Questo me lo dovete sempre spiegare. Non so perché si finge poi Oba Oba Martins. Non ne ho idea. Però intanto, ragazzi, guardate qui. Il destro del nostro muflone. Ed è 2-1, che gran partita, ragazzi, veramente divertente. Devo dire che la Fiorentina non è poi così tanto rocciosa dietro. Hanno parecchie difficoltà, infatti noi riusciamo molto agevolmente a scardinarli. Però hanno quel non so che in avanti. C'è quel Paulinho che mi dà un po' fastidio, vediamo un po'. Ragazzi, siamo al 71esimo e io comincerei a fare qualche cambio, anche se vi posso dire che abbiamo giocato egregiamente bene. Allora, facciamo giocare Bastoni al posto di Skriniar, lo facciamo riposare un po'. Facciamo riposare anche un po' il nostro Havertz e anche Messi, dai. Mettiamo Tuku Lukaku, che secondo me potrebbero fare tanto bene. Vediamo un po' come si mette. Attenzione la Fiorentina che è in avanti con i Drissi. Stiamo molto attenti, raga. Lo sapevo. No, no, meno male che hanno sbagliato. No, questo è fallo. Ma questo è fallo. Ma dai. Ma come? No, ragazzi, no. Dai. No, niente, ragazzi. No, così non si può. Ma così non si può! Ma dai, ma che schifo è! Ma dai! Ma vabbè, tutti in avanti, ragazzi. No, non la voglio perdere. Adesso scusatemi, ma no, io questa non la voglio perdere, eh. Allora, mettiamo Sancho in avanti, Eriksen, Neymar. No, questa non la perdiamo, ragazzi. Ma stiamo scherzando. No. Non la perdiamo mai nella vita. Ma non esiste. Tutti in avanti, ma che è sto? No, ragazzi, non si può. Adesso mi impegno, abbiamo 10 minuti contati. E vado a segnare. Mannaggia. Dai, ragazzi, ultima azione. C'è Correa. Correa, non ce la fanno più quelli della Fiorentina. Non ce la fanno più. Non ce la fanno più. Sì. Al 94esimo gli segniamo, ragazzi. Meno male che non ce la facevano più. Ma che gol ci avevano fatto? Mamma mia, guardate qui che nebbia che c'è. Ma che gol ci avevano fatto? Dai, ragazzi, guardate qui, sono praticamente... Vabbè, Correa era freschissimo, effettivamente. Li abbiamo presi in contropiede, ragazzi. Jadon Sancho ci porta in vantaggio, ci dovrebbe finire subito. Ma che schifo era, ragazzi. Abbiamo vinto una partita incredibile proprio al cardiopalma. Non mi aspettavo più di vincere, ragazzi, detto sinceramente. Guardate qui quanta fortuna avevano, anche se qui abbiamo avuto più fortuna noi. Va bene, conferenza stampa e ci vediamo nel lab di gioco. Dopo sta vittoria funambolica ci aspetta ovviamente il derby di Milano. E allora, come allenamenti, noi stiamo allenando ancora Lautaro, non so perché. E Almada, ragazzi, io vi invito comunque ad andare a vedere la carriera della nostra primavera, che troverete in alto a destra nelle schede. È qualcosa di incredibile. Condividete i video perché veramente è una carriera incredibile. E intanto vediamo un po', offerta nazionale a Ecuador non ci interessa, Marcelo Brozovic 26 milioni, ma io Marcelo, ragazzi, non lo do via, dovrebbero arrivare le offerte per altri giocatori che purtroppo non arrivano. Allora, conferenza stampa e poi ci facciamo la bella formazione per la Coppa Italia contro il Milan. Mamma mia, chi è sto gigante? Messi che lo guarda così. Cerchiamo di schierare i migliori in campo. Allora, Skriniar e Manolas sono un po' stanchini. Va bene, Neymar, Hakimi, ho fatto pure la rima. Sancho si lascia. Ci portiamo Correa, ci portiamo Almada e ci portiamo Seba alla face ufficiale. Ci portiamo Ames, che questo giocatore secondo me potrebbe regalarci non poche soddisfazioni, dato la velocità incredibile.
Per adesso però ce la giochiamo così, al posto magari mettiamo Almada al posto di Havertz, che tanto è sinistro anche lui, no, è destro. Allora mettiamoli così, intanto Eriksen 88, una bestia. Ok, ragazzi, ci siamo. Abbiamo tutti i velocisti in panca, quindi magari se non riusciamo a vincere li facciamo entrare. Forza Inter. Derby di Coppa Italia, Milan-Inter, ragazzi. Questa è una delle partite più importanti che affronteremo in questa situations. Messi contro Ibrahimovic, Lukaku contro Rafael Leao, Lautaro contro il mondo. Stiamo attenti perché abbiamo visto comunque che noi alla fine delle partite ci rilassiamo troppamente, anche se non si può dire, e la prendiamo in quel posto. Quindi noi cerchiamo di non fare capperata adesso, perché poi mi arrabbio. Intenzione De Vrij, Eriksen, palla per Nicolò, sempre lui, Thiago, che adesso abbiamo scoperto che è destro, finalmente. Non gli ho mai guardato il piede. Attenzione, Barella, bravo Barella. Sancho con le scarpette rosa, Sancho, gli portano bene, il capello magico, sempre lui, Sancho, salta tipo a Bambi, ok, ed è calcio d'angolo, lo calcia Messi, angolo di Messi, troppo su Skriniar, attenzione, palla che si impenna, va bene, Nicolò, palla per Leo contro Kessié, ancora Leo, bravo Leo, sempre Leo, a 90 anni ancora Leo, sempre lui, si illumina, c'è palla per Lautaro si gira di sinistro, il sinistro di Lautaro, ragazzi, fa un po' cagà. Ha rotto la finestra la signora Pina. Porca di quella. Qua intanto fanno calcio Shaolin nel Milan. Complimenti a voi. Attenzione, bravo. Bravo Almada che rimane fermo. Almada, la nostra scheggia nana. La nostra scheggia fanciullina. Ancora Almada. C'è Lautaro? No. Mannaggia. Arriviamo sempre lì. Eriksen. Christian, la botta ci prova, no? Attenzione, Barella. Nicolò, in bocca gliel'ha tirata. Mannaggia. Dai, ragazzi. Messi, Lautaro, però sul destro, il sinistro è un po' scarso, ma di destro. No! No! Ma dai, gli ha fatto la barba. Ma dai, Lautaro. Hakimi, ancora Hakimi. Sempre lui, ha tagliato tutto il campo. Ancora Hakimi. Vai Hakimi, qualcuno che si interseca. Messi, sul sinistro. E no. Vabbè ragazzi, basta, abbiamo capito. Dobbiamo pareggiare o perdere questa partita. Non è giornata, ma come si può? Cioè, stanno sbagliando l'isbagliabile. Ma che cos'è? Ecco, guardate. Questo è gol. Già me lo sento. Ok, no, meno male che c'è Skriniar, che è veramente, ragazzi, il difensore più forte che abbia mai visto in questa Inter. Togliamo Barella e piazziamo Eriksen in mediana, anche se non lo può fare, per darci un po' più di spinta offensiva. E il Tugu. Intanto Ames entra subito e sfonda tutto! No! Ma perché? Eriksen! La capocciata a palo! Sto per svenire, ragazzi! Ma perché? Guardate un po', Dalot, Suso, guardate qui, non riusciamo a prendergli palla, vi prego! No, che? Ma che co... Fuori gioco? Ah, ok, ma ve l'avevo detto io che c'era l'imbucata alla fine, eh? Intanto Messi, niente, non riusciamo proprio a sfondarli in nessun modo. Almada, Eriksen, c'è Lautaro, bravo Eriksen. Vai Thiago, sei tutti noi. Thiago! Almada! E che cavolo, ci voleva il giovincello per farci passare in vantaggio. Grande Thiago Almada. Cioè, ce l'hanno tipo mummia messo così. Ma che cos'è? Va bene ragazzi, ci siamo. Bravo Thiago Almada, alla sinistra di Donnarumma. Ci difendiamo, ma no ragazzi, non ci difendiamo perché
Io so che se noi cominciamo ad abbassarci, loro ci arano di brutto. Intanto già abbiamo rischiato parecchio, ma Leao è alto 6 metri, anche lui, non scherza. Messi, complimenti per la bella prestazione Messi, comunque, devo dire, veramente il 6 pieno sotto 0. Vediamo un po', eccolo qua, lo sapevo io, fatemi concentrare un attimo. Bennacer, c'è De Vrij sulle sue tracce, ma c'è Skriniar. Santo Skriniar subito, ragazzi. Dai Messi, ok. C'è Eriksen. No, Christian, non mi fare ste cose, 2 minuti. Viviamocele insieme, ragazzi, è una tensione adrenalica. Ricordatevi che adesso abbiamo di nuovo il Milan in campionato, quindi doppio derby. No. Bravo Manolas. 1-0 tirato, anche se dobbiamo vincere 60-0 con tutti i pali e le traverse che abbiamo preso. Ragazzi, 150 mi piace sotto questo episodio, mi raccomando, andate a vedere tutti i precedenti episodi, seguitemi su Instagram se non l'avete fatto e anche sulla piattaforma Viola, mi troverete come ZCloud TV. Adesso andiamo avanti, conferenza stampa la potremmo anche saltare perché è di Coppa Italia. Ci vediamo nell'ultima partita di questo episodio contro sempre il Milan. Perfetto ragazzoni, ancora non si sa, comunque la Roma che perde contro il Torino, non sappiamo i nostri avversari, ma credo che la Juventus liquiderà il Genoa in maniera molto agevole. E adesso mancano, abbiamo meno 9 punti dalla Juve, ragazzi, è parecchio, siamo parecchio lontani. Abbiamo Lazio, meno male che abbiamo vinto quindi contro la Juventus. Lorenzo Gavioli, Pacos de Ferreira, accettiamo senza trattare, ragazzi, perché Gavioli, che comunque vi ricordo è nella carriera primavera che trovate in alto a destra nelle schede, è qualcosa di incredibile. Di nuovo contro il Milan, stavolta la conferenza stampa la facciamo. Dobbiamo vincere per staccare il Milan e per cercare di agguantare la Juve, ragazzi, che se ne sta andando, è già più 9. Allora, i giocatori confermeranno la bella prova, assolutamente sì. Andiamo avanti poi. Riuscire a recuperare il terreno perso entro la fine stagione, abbiamo il dovere di provarci, quindi siamo molto felici. Come andrà a finire oggi? Mi aspetto una prova di forza. È sceso di nuovo, va bene, pensavo fosse qualcosa di positivo, ma mi sa che non ragiono bene io oggi. Va bene, andiamo avanti. Ragazzi, dobbiamo adesso vincere assolutamente. Potrebbe essere la terza vittoria. No, aspetta. Come prima, ecco, come prima. Sempre loro in casa. Potrebbe essere la terza vittoria di fila, potrebbe. Upamecano, Skriniar, Manolas, Cragno, Neymar. Io no, ragazzi, per questa partita voglio, riconfermo Hakimi. E facciamo così. Neymar, lo piazziamo qui. Voglio essere proprio, proviamo questo cambio di formazione. Con pochi, Ames. Allora, fatemi capire, Adama 99 di velocità, allora 98, abbiamo un 98, 90, 99, invece lui è 98, 98, quindi Traoré dovrebbe essere più veloce, e Sancho, gli mettiamo Ames, proprio tutti i velocisti ragazzi, tutti i velocisti in campo, ok. Sancho però ce lo portiamo, ci portiamo anche il Tucu Correa che non si è visto e lasciamo a casa Andanovic, dai. Allora, Skriniar, Upamecano, Manolas, Hakimi, Barella, Messi, Traoré, anche se Messi non è che mi è piaciuto tanto. Vabbè, proviamo ragazzi, proviamo. Vediamo un po' cosa succede, incrociamo le dita, forza Inter. Ultima partita dell'episodio, mi raccomando, tanti like qui sotto. Partiti ragazzoni, allora, ultima partita dell'episodio. Vi ricordo di andare a passare tutti i miei social che trovate in basso nella descrizione. Abbonatevi se vi va per avere un sacco di vantaggi. Il costo ovviamente è iniquo, dipende dal tipo di abbonamento che fate. Vediamo un po' se riusciamo a vincere. Vi ricordo che vincere significherebbe staccare il Milan e avvicinarsi forse alla Juventus nel caso in cui non dovesse vincere. Intanto Lautaro, mannaggia, era riuscita bene comunque la finta, era riuscita bene Messi, c'è Adama, il tiro, madonna rumma, si salva il Milan dopo 6 minuti contati, si salva subito, cavolo. Neymar Junior in questa nuova posizione è qualcosa di incredibile, ok. Ragazzi, mi sa che questa è la formazione ufficiale. Dobbiamo vendere qualche centrocampista, perché questa è la formazione che mi piace da morire. Abbiamo dei terzini, cioè la difesa a 3, i terzini che tornano tantissimo perché sono praticamente degli Ada e degli Asa, e poi abbiamo anche gli esterni. Ovviamente un centrocampo praticamente a 2 con un mediano e un trequartista. Però vabbè, ci sta ragazzi. Mi piace tantissimo questa formazione. Vediamo un po' di magari modificarla. Vi ricordo ragazzi di commentare qui sotto, ditemi cosa ne pensate. Vi ricordo di passare da Instagram anche per quanto riguarda le live, perché pubblicherò un bel progettino lì per le nostre live. Intanto Adama,
Palla per Barella. Ancora Messi. Palla per Adama. Adama Traoré. Adama Traoré. Sempre loro. Sempre lui. Sempre lui. Adama. C'è Messi. Messi. Sì! Di destro Messi! Messi! Oggi ragazzi veramente Lukaku, Messi e Almada ci hanno salvato fino a questo momento. Però non cantiamo vittoria perché ancora manca parecchio. Messi di destro, la piazza alla sinistra di Donnarumma. Va bene, stiamo molto attenti. Dai, che ancora non è finita nulla. Messi! Mannaggia. Ok, Neymar. Mamma mia Neymar! Mamma mia Neymar! 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 Finalmente Oney! Finalmente Oney! Ma è il primo gol, mi sa, ragazzi, con la nostra Inter. Credo che dovrebbe essere il primo gol. Credo debba essere il primo gol con la nostra Inter. Ma cosa ha fatto Neymar? Ragazzi, colpa mia. Colpa mia che l'ho messo in una posizione non sua. Meno male Oney, che rompe veramente la porta. E siamo... quanti gol ha fatto? Primo gol in Serie A, avevo ragione. Primo gol ragazzi per Oney, finalmente Oney qui con noi. Un sacco di mi piace ragazzi per aver fatto segnare Oney finalmente. Mamma mia, scatenato in questa nuova posizione Oney. Oney, Oney. Fa valere tutta la sua qualità Oney. Palla per Messi. Ancora Lautaro. 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 Vabbè ragazzi, basta. Definitiva. Cioè abbiamo sudato in Coppa Italia con una formazione completamente diversa. Abbiamo cambiato formazione. Li abbiamo devastati ragazzi. Li abbiamo devastati. Andate lì. Andate lì. Sotto. Sotto ragazzi. Sotto. Dovrebbero essere adesso a meno 6 vincendo questa partita. Un sacco di like qui sotto. Lautaro Martinez. Quanti gol ha lui in Serie A? 11, non sono troppi ragazzi, non sono troppi. Cerchiamo di far aumentare lo score di Lautaro e vediamo un po' cosa ne esce, dai. Potrete ovviamente seguirlo in diretta. Lautaro ragazzi, siamo già nel secondo tempo. Messi, no, è Neymar. Basta ragazzi, li abbiamo arati. Finalmente si sblocca Oney. Finalmente si sblocca Oney. Sono contento per lui ragazzi. Doppietto, ovviamente sapete tutti che il momento in cui uno si sblocca, poi per tutta la partita giocherà bene. Infatti guardate qui la coppa. Mamma mia che... Ragazzi, vi ricordo il tridente più forte del mondo era Messi, Neymar, Suarez. E adesso abbiamo Messi, Neymar, Lautaro, che secondo me in questo FIFA è anche più forte di Suarez. E quindi ragazzi, veramente tanta roba il nostro tridente d'attacco, attorniato poi dagli esterni che sono James e Adama, che sta giocando benissimo anche a destra. Guardate qui ragazzi, non hanno più... Cioè se noi giochiamo così ogni partita abbiamo vinto tutto. Spero ragazzi di aver trovato la quadra. Guardate qui intanto Konaté che ci prende un po' in giro. Tanti mi piace qui sotto ragazzi, condividete il video se vi è piaciuto, mi raccomando. Intanto cerchiamo di non subire gol, che magari ne va dell'onore e della tondezza del risultato. Vediamo un po'. Messi, Adam, appena esce la palla facciamo qualche cambio. Dai che fai 5-0, dai che è 5-0. No, niente, Donnarumma. Ragazzi, facciamo dei nostri cambi. Comunque, formazione incredibile. Sancho no. Havertz, il Tuku? Il Tuku può fare... Ok, facciamo così. Perfetto, il Tuku. Ha messo anche lui un po' stanco e ci piazziamo Sancho che entra. Va bene, io lascerei tutto così. Per il resto comunque stiamo giocando benissimo. Barella veramente in quella posizione incredibile. Vediamo se riusciamo a rifare il 6-0 che ci hanno fatto loro parecchi anni fa. Che ne dite? Neymar. Palla per Correa. Upamecano. Dai che voglio il 6-0. Manolas. Manolas per Neymar. Neymar, nah, sbagliamo noi. Dai che voglio il 6-0. Dai che voglio il 6-0. Ancora palla per Sancho. Dai Sancho. Ancora Sancho. Palla in avanti per Barella. Barella ancora. Ancora Nicolò. Correa. Il Tuku! Niente. Messi. Messi. Dai 6-0. Dai 6-0. Almeno 5. Almeno 5. Guardate chi c'è lì. Guardate chi c'è lì. No. 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 Palo clamoroso. Che ci avrebbe portato sul 5-0. Mannaggia. Quel cavolo. Dai. Mannaggia. Già l'avevo assaporato. Se ci fosse stato Lukaku avrebbe segnato. Ero... Cioè, sono praticamente sicuro di questo, dai. Neymar, Messi, ancora Lautaro, dai, almeno 5-0. Almeno 5-0. Però, ragazzi, la vedo dura perché siamo tutti stanchi morti.
Vai. Ok, bella palla per Lautaro che si avvicina al 4-4, zitto. Niente, ragazzi, vabbè, siamo arrivati. Ok, dai, 4-0 ci sta benissimo, ragazzi. L'episodio finisce qui, mi raccomando, lasciate un sacco di mi piace, condividete il video, passate da tutti i link di riferimento in descrizione. Abbiamo Instagram, mi troverete come Zalcottatino Basso YouTuber. Abbiamo anche Twitch, mi troverete come Zalcott TV. Abbiamo anche i link di riferimento Amazon della mia attrezzatura, che troverete tutti qua sotto in descrizione. Mi raccomando, ragazzi, condividete il video, arriviamo a 150 like per un prossimo episodio. Adesso è veramente tutto, nella gioia del dolore all'Inter, ho giurato amore, amala sempre, ciao, da Zeta Club.